Ciao amiche e ciao amici, come gestire la relazione con una persona centrata che non ha attaccamenti? Questo video per rispondere a Sofia che mi segue su YouTube e che mi permette di fare una considerazione importante. Beh, intanto una persona centrata, senza attaccamenti e senza veleni mentali, quindi senza rabbia, invidia, gelosia, eccetera, stiamo parlando di come un Buddha, un Bodhisattva, una persona comunque realizzata che si è liberata, diciamo, dalla sofferenza in questa vita e nelle altre vite. Ora, ovviamente, noi, nessuno sa, uno può percepire che una persona sia così, Sofia percepisce che questa persona sia fatta in questo modo. Non è detto che sia la realtà, potrebbe essere semplicemente una persona cinica che non ha nessun interesse a interagire con gli altri. Allora è esattamente il contrario di un Buddha, perché un Buddha, una persona realizzata, prova amore verso tutti gli esseri senzienti, non è attaccato a nessuno, ma prova un amore universale. Quindi sono due cose completamente opposte. Da un lato abbiamo un narcisista, dall'altro abbiamo una persona realizzata. In entrambi i casi, comunque, la cosa importante è, se hai a che fare con un narcisista e scopri che è veramente un narcisista, talmente narcisista da non fregarsene niente di nessuno, prima di coinvolgerti tu, o comunque se sei coinvolta, ti conviene decoinvolgerti. Se invece la situazione è inversa, hai a che fare con una persona realizzata, devi realizzarti pure tu. Perché se tu invece hai degli attaccamenti, se tu hai dei bisogni, non potrai mai interagire con una persona di questo genere. O potrai interagire, ma soffrendo, perché lui è, come dire, su un binario diverso, quindi deve stimolarti in questo caso a fare un percorso interiore per poter anche tu arrivare a, diciamo, a liberarti perlomeno parzialmente dagli attaccamenti, in modo tale che una volta che le due persone sono in questa situazione, allora possono vivere realmente l'amore. Questo se le persone si attraggono senza attaccamenti, allora è uno di quei rari casi in cui si va oltre l'illusione d'amore e si vive l'amore reale. Io adesso non so in quale situazione delle due si trova Sofia, però intanto prima bisogna riflettere su quale situazione, in quale situazione ci si trova, perché se non si sa dove si trova, non si sa nemmeno come fare ad andare dove si vuole andare. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!